del progetto. Quindi oggi siamo qui ad inaugurare i lavori della sede e naturalmente con l'occasione ricordiamo la grande importanza di questa associazione. Io volevo chiedere al Presidente, per esempio, i numeri degli iscritti per dare un'idea di quante persone passano attraverso questa possiamo sede. Possiamo dare dei numeri precedentemente fatti, diciamo l'ultima iscrizione dell'anno passato in corso, 400, oltre 400. 400 soci, quindi dà l'idea del, un po' della consistenza delle persone e anche le tantissime iniziative, un po' che le ha ricordate, alcune sono nate parecchi anni fa, ancora quando si era in Villa Campello, e proseguono. Direi di fare un applauso, un saluto a Giovanni Michele, che è stato protagonista della storia di questa associazione che continua. Abbiamo ricordato il cavaliere Luciano Ponticello, rivolgiamo un applauso, un ricordo anche alla sua figura, che poi magari forse Don Bruno potrà sottolineare anche lui, perché sono anche queste le occasioni per ricordare tutti quelli che hanno fatto una strada assieme, non solo chi ha avuto ruoli di responsabilità, di presidente o di direttivo, ma tutti, come giustamente prima veniva detto, quelli che sono qui come volontari, perché senza i volontari non si fa niente. E un'altra cosa che volevo dire, questa collocazione è molto importante anche proprio per il posto in cui si trova, perché questa area con la vostra presenza è più vitale, è più sicura, ha delle presenze vive, e perché sappiamo che la presenza della ferrovia è sempre un luogo che genera passaggi di persone di tanti tipi, e quindi noi abbiamo piacere che ci sia un presidio di sicurezza, di presenza da parte vostra qui, e questo penso lo possano testimoniare, poi non so se vogliono anche dire qualcosa. Le forze dell'ordine. Va bene, dai, magari anche quello. E poi è anche un luogo di collaborazione con altre realtà. Qui è presente l'associazione dei carabinieri, che adesso stanno collaborando proprio con l'utilizzo della sede per alcune loro attività, ma anche tanto altro, insomma, passa per questa sede, e quindi è un punto vivo di attività sociale che è importante in una realtà come la nostra. Io se l'assessore...